Attenzionata nella 15ª edizione del Premio Medicina Abruzzo, la chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Con noi la dottoressa Simona Grossi, un riconoscimento per un reparto che vanta antiche tradizioni. Sì, noi siamo presenti a Ortona dal 10 aprile del 1997. Ed è un reparto molto radicato sul territorio perché grazie alla lungimiranza del professor Cianchetti dall'inizio si è sempre centrato sui pazienti e tutta l'attività gira attorno a loro. Il paziente è il cardine del percorso, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Attualmente che lavoro state portando avanti? Noi portiamo avanti attività assistenziale e attività di ricerca. E uno dei nostri cardini, al di là dell'attività ordinaria, è la medicina integrata che consente un sinergismo rispetto alle terapie tradizionali. E, quindi diciamo, lavoriamo a 360 gradi per quello che riguarda il benessere del paziente. Il tumore al seno è uno dei tumori più frequenti nelle donne. Un fenomeno in crescita? È un fenomeno in crescita, ma la bella notizia è che è sempre più curabile, le terapie sono sempre più agevoli, nel senso che ci sono anche altri presidi per poterle supportare meglio. Quindi sì, è in crescita, ma è molto più curabile. Dottoressa Grossi, questo riconoscimento con chi si sente di condividerlo? Con i pazienti? Con tutte le persone che hanno lavorato e lavorano nel reparto e col professor Cianchetti.